Sì, nella sua posizione non può dirlo, ma secondo lei sarebbe arrivato il momento che Bossi facesse un passo indietro? Ma io mi auguro che si ritrovi attraverso questa dialettica l'unione della Lega, perché la Lega è un movimento importante, ma non soltanto per la Padania, ma per tutta Italia. Ha ragione il collega quando fa una riflessione nel dire che quando è stata detta questa frase non è che la frase era rivolta a non parlare, ma forse a rientrare nel gergo della dialettica interna per non creare scompiglie, non creare problemi. Io sto facendo una riflessione normale che tutti potrebbero fare, dico questo. Perciò io ritengo e spero che la Lega attraverso la dialettica trovi l'unità, un'unità, quell'unità che c'è sempre stata, per contribuire alla dialettica politica del nostro paese e far sì che la nostra Italia cresca ancora di più di quanto sta crescendo. Rosanna Filippin, visto da fuori questo scontro tutto interno alla Lega? Visto da fuori? Al precedente sondaggio di dicembre. Quindi questo è riferimento anche alla posizione che la Lega ha. Anche l'Italia dei Valori guadagna uno 0,8 per livello nazionale, anche se forse insomma, in politica mai dire mai, sì. Sembrerebbe addirittura che dopo, prima del voto di Cosentino, Berlusconi abbia detto a Bossi il governo lo mandiamo a casa. È così velocissima, devo dare pubblicità. È rapidissima la mia riflessione. Infatti mi riservo dopo. Sì, tranquillamente. Sì, no, dico una stavo per lanciare la pubblicità. Si parla della Lega e si crea, ecco, cioè, molti di noi che ci occupiamo di politica ci interroghiamo delle sorti della Lega, ma la Lega ha fatto una scelta all'interno del Parlamento, non è per difendere nessuno, ma è per chiarezza. La Lega ha lasciato libertà di voto, ognuno ha votato come si sentiva secondo coscienza, appunto. Ma si sa che Filippotti si sta avvicinando alla Lega. Ma non è il fatto di avvicinarsi alla Lega, cioè, è una riflessione ad alta voce. Allora mi devo fermare per un paio di minuti, poi ripartiremo da Gennaro Marotta, l'Italia dei Valori. Rieccoci nuovamente con X News, stiamo parlando di quello che sta Marotta. Allora, prima di tutto dissento sulla questione. Deve capire. No, scusami, lottava per la libertà e si fa. Guardi, con Filippotti non vado sicuramente d'accordo, però se ci mettevamo in tinello, ripeto, insieme, aumentare l'ICI, cioè andare sul sicuro, sulla carne viva, sulla gente che deve pagare queste cose, ne pagherà caramente nel 2012, perché pagheranno, gli italiani pagheranno caramente, ma quelli in maniera forte, e chi è che pagherà di più? Pagheranno i soliti noti, e però non è più valori, ammissibile, prima, non è più possibile. Prima ci sta, poi non ci sta. No, noi abbiamo Filippotti è stato piuttosto. Noi abbiamo detto chiaramente che all'inizio era giusto, c'era un governo di emergenza nazionale per superare Berlusconi. Il berlusconismo è difficile da superare, ma comunque per superare il governo Berlusconi. Detto questo, che tipo di opposizione è la sua? Allora, io a parte il fatto che io spero non le votiamo, la sua che opposizione è? Ad esempio, ne ricordo una a proposito di lotta all'evasione fiscale. Quante volte è stato chiesto al governo precedente di abbassare i limiti della tracciabilità dei pagamenti? Questo governo lo ha abbassato a 1.000 euro. Sentiamo, dopo ne parliamo. L'opposizione, cioè quella che sta portando avanti l'Italia dei Valori, è rispettabilissima, hanno fatto una scelta, ognuno fa e cerca di fare delle battaglie nell'interesse degli italiani e dello Stato italiano, anche l'opposizione che fa la Lega. La mia è un po' diversa, perché io sin dall'inizio non ho votato né a favore né contro, perché non legittimo questo governo, perché non vedo la legittimità del governo. Questo per me è un'espropriazione della democrazia parlamentare e un'espropriazione della democrazia popolare. Lei ha parlato di colpo di Stato. Questo è un colpo di Stato a tutti gli effetti. Fra altre cose, noi parliamo, ma parliamo perché ognuno di noi vorrebbe dare un contributo, ma c'è una riflessione molto importante che i colleghi parlamentari non fanno, ma una parte dei colleghi parlamentari che sono all'interno del Parlamento da 30 anni hanno contribuito a fare qualcosa di grave nei confronti dello Stato e degli italiani, la privatizzazione della Banca d'Italia, e questo è un fatto gravissimo. Noi parlamentari dovremmo occuparci come prima cosa, cioè non parlare di niente e riportare la Banca d'Italia in mano agli italiani e allo Stato italiano, perché non è consentito che i profitti della Banca d'Italia, della moneta italiana, cioè dire dell'euro che
che è moneta europea, ma c'è una parte che è italiana, vadano nelle casse e nelle tasche dei banchieri e non vadano agli italiani. Faccio un esempio per essere più chiaro. Una moneta di 500 euro, cioè dire la moneta di 500 euro costa alla Banca d'Italia per metterla in commercializzazione 0,20 centesimi. La differenza fra 0,20 centesimi e 500 euro sono 499,80 di lucro. Questo lucro prima, che era la lira, oggi è l'euro, andava nelle tasche dello Stato e nelle tasche degli italiani, oggi va nelle tasche della Banca d'Italia e conseguenzialmente nelle tasche dei privati e dei banchieri. Allora noi dobbiamo affrontare l'argomento con grande serietà e dobbiamo chiamare le cose con il loro nome. Allora è giusto che noi parlamentari e non parlamentari, che si occupa di politica, faccia gli interessi degli italiani, ma dobbiamo avere il coraggio di schierarci dalla parte del popolo con grande forza e di ristabilire le regole del gioco, dare al popolo italiano quello che è del popolo italiano e non dare quello che è del popolo italiano ai banchieri. E qui possiamo anche fare un'altra riflessione, che le banche dovrebbero ritornare indietro, in modo particolare a tutte quelle imprese che stanno nel nord-est del nostro paese Italia, circa 400 milioni di euro che sono state tirate dalle tasche degli italiani con tassi usurari. Noi dobbiamo parlare degli argomenti seriamente e dobbiamo vedere come risolvere il vero problema, che il vero problema non si risolve giocando come sta giocando Monti. Monti non è altro che l'espressione di una lobby che non ha l'interesse di rilanciare il paese Italia, ma ha un interesse, quello di rilanciare l'economia delle banche e conseguenzialmente far sì che le banche ingrassino ancora di lei più. Lei ha parlato con Monti a tu per tu? Gli no, ha detto, io parlo all'interno del Parlamento e quello che sto dicendo qua lo dico all'interno del Parlamento senza nessun tipo di difficoltà e dico a grande voce e con grande forza che la Banca d'Italia deve ritornare agli italiani, cioè che i soldi dello Stato italiano ritornino nelle casse dello Stato italiano. La manovra allora D'Alema ha permesso che questo invece si verificasse all'incontrario, cioè dire che la Banca d'Italia, che era degli italiani, diventasse invece privati e andasse nelle mani dei banchieri. Allora devo fermarmi, vedo ancora il cartello pubblicità, vedo la Filippin che è spazientita dalle dichiarazioni dell'onorevole Scilipoti. Basta controllare e prendere la parola signoraggio e ognuno di noi si rende conto di che cosa stiamo parlando. Non sapevo che saremmo finiti sul signoraggio. No, una battuta, sei veloce. Ricordo solo il 14 dicembre a proposito di golpe. Va bene, dico il 14 dicembre ne possiamo anche parlare con tranquillità. Il 14 dicembre, dico attenzione, io rispetto tutti, ognuno deve rispettare la libertà individuale del parlamentare, perché se all'interno del Parlamento qualcuno e si è stabiliamo che i parlamentari siano eletti dal popolo e non da qualcun altro. Mi faccia finire la mia riflessione e poi conseguenzialmente lei mi criticherà o dirà che quello che sto dicendo non vale. Scilipoti, parliamo del 14 dicembre dopo la pubblicità, ripartendo da lei e poi facendo il dibattito. 2 minuti. Allora, eccoci ancora con X News. Prima di andare in pubblicità, Scilipoti, parlavamo la Filippin, sì. Richiamava il 14 dicembre, il giorno in cui insomma sono nati questi responsabili. Nel momento di responsabilità nazionale io ho preferito l'Italia e gli italiani agli interessi di bottega. All'Italia di valori. No, agli interessi di bottega nel senso nobile della parola, senza offendere nessuno, perché io ho fatto una chiacchierata con i dirigenti del mio ex partito e mi hanno dato delle indicazioni che non erano accettabili in quel momento particolare, perché in quel momento particolare dovevamo fare quadrato e sopportare anche Berlusconi al governo, un governo che noi non amavamo sicuramente, ma gli interessi del paese erano molto più importanti, perché allora c'era l'organizzazione messa in atto trasversalmente, non so se voluta anche di Antonio Di Pietro, ma ritengo di no, di mettere come presidente del Consiglio Profumo, e tutti sappiamo chi è questo personaggio e che cosa ha fatto nei confronti degli italiani, perciò io non potevo far sì che l'Italia finisse in mano a un personaggio che, come tutti conoscono, si è dimostrato un personaggio non sicuramente che ama l'Italia, perché è quello degli scandali dei derivati. E poi sei mai pentito di quella scelta? Mai. Però, sono pentito. Scusami, a me risulta. Pensa, non è stato di 2 voti, ma è stato di 3 voti. Anche se io e Razzi avessimo votato differentemente, la maggioranza restava sempre al centro. Però, pazienza, no, tu facevi parte del partito più radicalmente esposto nei confronti di Berlusconi, del governo Berlusconi, e 2 persone che facevano parte di questo movimento, di questo partito, anche da anni, perché io riconosco che sapevo che tu eri da anni dietro da noi. Sì,
che voti la fiducia al governo Berlusconi non sta nei cieli di terra. Molto probabilmente tu sei un seguace di André Breton. André Breton è, tu lo sai, lo saprai, è un filosofo del surrealismo che diceva che io non sto molto a guardare di essere coerente con me stesso, perché la coerenza io credo che anche in politica un minimo ci vorrebbe. Tu hai votato con Razzi una cosa che era assolutamente fuori di ogni grazia di Dio rispetto al movimento, in cui, al partito in cui sei stato per anni. Questo non permettimi di dire che è una cosa che ha fatto scandalo e ha fatto sicuramente scandalo. Parliamo di Razzi e Scilipoti. Quando c'è stato Fini che ha spaccato il PDL e si è portato via 35. Poi chiudiamo questo capitolo. Ma non è che due parlamentari hanno fatto la storia degli ultimi 3 anni, perché la storia degli ultimi 3 anni sappiamo che l'ha fatta Fini, con la scelta di Fini, perché se non ci fosse stata la rottura di Fini, il governo ci sarebbe ancora, il governo Berlusconi, e saremmo ancora al governo e si starebbe operando senza problemi di spread. Scilipoti, chiudiamo questo capitolo, se no guardiamo al passato e non guardiamo al presente e al futuro. Dico soltanto qualche minuto, ha perfettamente ragione il collega, hanno perfettamente ragione, ma voglio chiarire la mia posizione. La mia posizione, io non sono d'accordo che ci debba essere il vincolo del mandato, il vincolo deve essere nei confronti degli italiani. Una volta che il parlamentare viene eletto deve agire nell'interesse dell'Italia e degli italiani e non negli interessi del movimento del partito che rappresenta. Ma tu Facciamo finire Scilipoti su questo capitolo e poi chiudo. Io non voglio entrare in merito alla scelta di Fini e di altri, io entro in merito alla mia scelta. Io ho fatto la scelta che ha fatto nel 47 Saragat, in un momento difficilissimo della storia del paese, ha fatto una scelta di abbandonare una linea politica e di condurre un'altra nell'interesse del paese. Io il 14 dicembre ho fatto una scelta, non è vero che non c'erano i contrasti all'interno del partito, perché il collega sa perfettamente quali erano le difficoltà della mia vivibilità all'interno del partito, perché io ero messo in difficoltà molte volte, non soltanto sul mio modo di agire e di pensare, ma anche su scelte importanti che non venivano condivise. Ma è un'altra storia, cioè dire, ma io do ragione a lui quando fa la riflessione, perché è giusto, perché l'Italia dei Valori pensava che il nemico si chiamasse e si chiama ancora l'avversario si chiamasse Berlusconi, perciò doveva essere abbattuto ad ogni costo. Io invece ho pensato che gli interessi del paese dovevano venire prima degli interessi, ma l'hai fatto solo in quel momento, non è così, non l'hai fatto prima, guarda, agli italiani non interessa quello che stiamo dicendo, è soltanto per fare chiarezza e assumermi ancora una volta la responsabilità di quello che ho fatto nel dirti e nel dire agli italiani che la stessa scelta la rifarei senza nessun tipo di ripensamento. Giusto, voglio chiudere anch'io, permettimi una replica. Facciamo finire Scilipoti, poi basta. Filippini, quel 14 dicembre. Voi l'avete fatto apposta a metterci di fronte, scusami. Facciamo finire Scilipoti. Gli interessi degli italiani vengono prima degli interessi dei partiti, anche quando diventa difficile sostenere determinate battaglie. Faccio una riflessione, la mia contestazione, e chiudo, ad Antonio Di Pietro inizia all'indomani della chiusura della campagna elettorale, perché io dico ad Antonio Di Pietro, ai vertici del partito, che il comportamento dell'Italia dei Valori nei confronti del PD non è un comportamento leale, perché degli impegni erano stati presi nei confronti del PD e non sono stati mantenuti. La morte in parte del PD e di Veltroni è da addebitare all'Italia dei Valori. Siccome io mi immagino la gente che è a casa in questo momento e sente parlare i partiti e quelli che se ne vanno e quelli che non se ne vanno e quelli che non gli interessa, allora sentiamo no, no, 30 secondi dopo, 30 allora, secondi, no, guarda, mi alzo, me ne vado, no, Marotta, dai, 30 secondi, scusami Scilipoti, io agli esecutivi nazionali, che è l'organo di governo del partito,
Parlamento con l'ufficio di presidenza, l'ufficio politico, ne facevamo parte sia io che te, io ne continuo a far parte, tu sei andato via, ma io non ti ho mai sentito dire a in esecutivo nazionale, l'avrà tenuto per sé, vabbè, okay. Comunque, quindi non bisogna dire che uso la posizione, chiuso, chiuso il capitolo, allora hai fatto una scelta, Marotta, ritorno, Marotta, la politica. Non mi danno più fiducia i partiti, è una cosa certa. Nessun politico mi dà più fiducia, preferisco un tecnico. Scelte dell'onorevole Scilipotti. Quanto per ricordare un semplice dato, il governo Bossi-Berlusconi, ricordo, lo spread era 574. Sarà successo ben qualcosa in quegli 11 mesi per cui questo paese si trova ora adesso in una situazione talmente difficile che per poterne uscire avrà bisogno di intervenire in maniera strutturale sui problemi di questo paese. Ora questo governo ha cominciato a toccare alcuni dei tasti delicati. È solo all'inizio, tutti quanti noi siamo consapevoli che le cose da fare saranno tante, perché tante non ne sono state fatte in passato, e i cittadini italiani, diversamente da come li vorremmo far credere, hanno capito perfettamente e hanno capito molto bene che spesso i cosiddetti politici, in particolare quelli che rivestono posizioni di grande potere o importanza come nel Parlamento, come dire, preferiscono le proprie vicende personali o le proprie situazioni di carriera a quelle che sono secondo destini lei, superiori. Dopo questa fase, vedevo il sondaggio sempre di Mentana stasera alla 7, il partito di maggioranza relativa resta quello dell'astensione, 30%. Secondo lei questo partito ha dei margini di ulteriore crescita? Avrà dei margini di ulteriore crescita se i partiti non capiscono che hanno comunque un'occasione storica, l'occasione storica di mettere mano alla riforma istituzionale, in particolare alla riforma del Parlamento e alla riforma della legge elettorale. Se i partiti saranno capaci in questi 18 mesi, 13 mesi, 15 mesi, quanto ne mancano alle elezioni di poterlo fare, allora quell'astensione diminuirà, perché l'istituzione partito, che si chiami Partito Democratico, PDL, Lega o come diavolo si vuole, avrà assolto il suo compito. Se dimostrerà il fallimento anche in questo caso, è giusto che vadano tutti a mare. Bitonci, secondo lei si riuscirà in questi mesi a dar corpo alla riforma elettorale tanto attesa, oppure si tornerà al voto con quello che è stato definito la porcata? No, ma io dubito moltissimo che si riesca a fare, anche perché non c'è accordo tra i partiti, cioè non c'è accordo tra la forma che vuole il PD e quella che vuole il PDL, quella che vuole l'Italia dei Valori e quella che vuole l'UDC, che ovviamente ha esigenze elettorali completamente diverse. Forse si potrebbe semplicemente introdurre la preferenza all'attuale sistema, perché poi alla fine l'attuale sistema non è neanche male, perché col premio in maggioranza, come bisognerebbe ritoccare forse quello del Senato, ecco, in modo da che ci sia un premio di maggioranza anche al Senato, però inserendo la preferenza, quindi la possibilità per il cittadino di scegliere il candidato, potrebbe il sistema essere migliorato di molto. Se andiamo su altre questioni, io penso comunque che questa non sia una questione prioritaria, perché abbiamo visto che con i vari sistemi elettorali negli ultimi 20 anni non è che sia poi così cambiata la classe politica. Una selezione della classe politica, io dico sempre, può essere fatta anche all'interno dei partiti, perché alla fine anche col sistema maggioritario venivano messi poi nei collegi, quando c'erano i collegi uninominali, venivano messi i candidati migliori nei collegi sicuri e i candidati peggiori negli altri collegi, quindi alla fine un tipo di scelta veniva sempre fatta dal leader, però se in un partito la scelta viene fatta secondo determinati requisiti, io non è che ovviamente parlo della Lega Nord, che è il mio partito, però nelle nostre liste, soprattutto in Veneto, sono entrati soprattutto amministratori locali, cioè io che sono un sindaco, molti altri sindaci, faccio l'esempio della Manuela Dallago che era ex presidente della provincia, tutti comunque che avevano una certa esperienza di carattere amministrativo, quindi avevano fatto un loro percorso
scorso e sono arrivati in Parlamento dopo aver fatto la gavetta. Invece gli altri partiti hanno una scelta della classe dirigente che è completamente diversa. In Lombardia con listino è entrato il figlio di Bossi o no? No, no, non è il figlio di Bossi è stato eletto in regione, sì. E in regione, come non tutti sanno, listino, no? Il sistema è come quello veneto in cui bisogna prendere le preferenze, quindi anche nel nostro sistema regionale provinciale ci sono le preferenze. Non è la questione del meccanismo della legge elettorale, sai benissimo che stiamo parlando di autorevolezza o credibilità della classe politica. Sono stato buonissimo fino adesso, no, ma hai ragione, però se tu non tirarmi in argomenti, se no comincio a tirare fuori delle cose di Pietro. Se questa è una discussione seria, parliamo di cose serie. Se parliamo delle stupidaggini, ma siccome io ho una memoria d'elefante, di stupidaggini me ne ricordo un sacco. Scusami, stupidaggini avere una persona che è consigliere regionale, che è consigliere regionale, è stato bocciato tre volte. Ma guarda che voi avete è un esempio per i nostri giovani molto importante. Il vostro partito ha preso la laurea alla scuola radio elettrica di Torino, per corrispondenza. Quando fa un discorso alla Camera, ci vuole il traduttore. Puoi continuare a offendere Di Pietro. Di cosa Di Pietro si è laureato in una certa scuola radio elettrica, come dici tu. Ma voi avete gli argomenti. Dice, gli hanno regalato un'auto. Ma lo dici tu, guarda che gente come te che ha detto queste cose ha pagato fior di soldi. Con i soldi del partito ha pagato fior di associazione. Guarda che ha pagato, possiamo parlare delle settimane. Fior di calunni hanno pagato i danni. Ma i soldi dell'auto li ha presi. Quando era magistrato, infatti l'avvocato Pacifico e gli altri hanno dovuto pagare fior di milioni a Di Pietro. E Di Pietro si è acquistato le case. Sanno tutti che gli è stata pagata un'auto. Certo che il figlio di Bossi, essendo eletto in guarda che non ha mai rubato nessuno, ma allora ci vede, non ha preso neanche soldi in consiglio regionale, dopo essere stato bocciato tre volte a scuola. È un esempio per i nostri giovani, i soldi di una macchina regalata per i nostri giovani. Tagliamo con l'aria, no? Tagliamo con l'aria. Quando io sto facendo un ragionamento serio sull'economia, su quello che sta succedendo, c'è sempre la battutina di valori su queste questioni. Ci mettiamo perché parlavamo di Scilipotti, parlavamo della riflessione che abbiamo ascoltato da questa intervista che è stata fatta. Ha ragione la dottoressa in parte quando sostiene che la classe dirigente va rinnovata, però attenzione, ma come va rinnovata la classe politica? È vero che noi dobbiamo modificare la legge elettorale e la dobbiamo modificare rapidamente, dobbiamo mettere le preferenze, io sarei per le preferenze con un proporzionale, ma questo è il mio pensiero, il mio modo di pensare. Però c'è una riflessione più importante: all'interno del Parlamento esiste una lobby o all'interno del Parlamento esiste una casta? Esiste. Ma non sono tutti i parlamentari, sono coloro i quali sono presenti da 30 anni in Parlamento e che dovrebbero avere il coraggio di lasciare posto a coloro i quali sono nuovi, che possono dare un contributo serio, concreto, nell'interesse degli italiani. Perché non si può dire di essere nuovo e i parlamentari che gestiscono sia le liste e si propongono come novità sono personaggi che sono stati in maggioranza e opposizione per 35 anni. C'è gente che è entrata all'interno del Parlamento con i calzoncini corti, cioè a 22 anni, e oggi ne ha 60 e ancora all'interno del Parlamento. Allora noi dobbiamo avere il coraggio di dire ai cittadini italiani che è vero che c'è il fallimento di una parte della politica, ma non di tutti i parlamentari, perché parlamentari come me e come altri all'interno del Parlamento che fanno il proprio lavoro nell'interesse degli italiani e dei cittadini lavorano seriamente e allora concretamente. Ti chiedo scusa, ma dobbiamo anche dire che all'interno del Parlamento ci sono personaggi che dovrebbero loro scegliere di andare a casa, non dovrebbero più ripresentare, dovrebbero dire grazie per il consenso che mi avete dato per 30 anni, oggi non sono più presenti
presentabile, ma non perché non sono presentabile perché sono un cattivo elemento, ma perché ho superato quel limite che è normale, che potrebbe essere. Io che sono sindaco, adesso non posso più ripresentarmi, ho fatto due mandati, dieci anni anche per i parlamentari. Concludo la mia riflessione. Allora, dicendo basta, non voglio e non posso più continuare. Quello che dici tu mi hai anticipato. Io ho presentato una mia proposta che il parlamentare non può fare più di due mandati, al massimo in caso eccezionale tre, che valga per tutti, perché ci sono parlamentari che all'interno del Parlamento ne hanno fatto che cosa? Una sedia perenne e conseguenzialmente una professione. Ma questo non è nei confronti del PD o nei confronti dell'Italia dei Valori o nei confronti degli altri, è trasversale da parte di tutti. Allora noi dobbiamo affrontare i problemi e dobbiamo dare risposta agli italiani. Oggi come oggi questo governo non è credibile per una serie di motivazioni. Uno, perché mi fa piacere che tu parlavi di libertà e di democrazia, ma questo governo ha privato gli italiani di democrazia e di libertà, e questo governo ha privato la libertà sotto tutti i profili. Ma inoltre questo governo sta creando le condizioni di massacro delle piccole e medie imprese e di massacrare gli italiani, e in modo particolare dei lavoratori e dei pensionati. Perché quando si parla dell'articolo 18 e si dice che si deve discutere, nessuno interviene per dire che parlare sull'articolo 18 potrebbe essere anche normale, ma ritornare a 30 anni fa no. Perché questo significa ritornare alla logica del padrone del mezzato. Quando si parla che una persona a 82, a 83 anni va a prendere la pensione e superando 1000 euro deve avere il conto corrente, significa che deve sborsare di tasca propria 120 euro al minimo per un conto corrente. Quando si dice che una persona a 80 anni deve avere la carta di credito in tasca, significa avere 70 euro. Concludo la mia riflessione per la carta, concludo con la carta di credito. La carta di credito significa che io devo pagare 70 euro per averla, la minima, perché ci sono carte di credito che costano 140 e mi ufficializzano, come si chiama in Sicilia. In Sicilia si chiama l'ufficializzazione di un determinato comportamento tangente. E quando io dico che devo pagare l'1% per l'operazione che faccio con la carta di credito, io, cittadino, e il commerciante che mi vende il prodotto deve pagare il 2, il 2,5%, c'è questo qualcosa. Si chiama tangente a tutti gli effetti. Allora, devo fermarmi ancora per un paio di minuti, poi Marotta si prenota già. Due minuti. Allora, ci sono stati altri come il Partito Democratico che si è, solo quando lo si ha, visto che abbiamo fatto banchetti in tutta Italia tra agosto e... Ci sei riuscito. Allora, questo governo, con quelle caratteristiche, ha, riuscirà a togliere un po' dei privilegi che ci sono non in questo penso, paese? Perché è qui che è un si gioca la scommessa. Liberalizzazione sbaglia su alcuni aspetti delle liberalizzazioni. Su questo ci vorrei parlare alla signora, come si chiama, la signora Maria o la signora Pina, ce ne sono Pina tante. Giovanna. Veda, intanto io sulla legge elettorale ho soltanto una battuta, cioè dire, secondo me, dico, però è un mio pensiero, il voto di preferenza con il proporzionale potrebbe essere la forma più corretta, perché ognuno apre un tipo di rapporto con il proprio elettorato, e conseguenzialmente chi non riesce a stare bene all'interno di un gruppo o all'interno di un partito può essere rappresentato all'interno di un Parlamento, all'interno del Parlamento, con pensieri diversi, perché la pluralità è qualcosa di importante e la dialettica pure. Però se noi dovessimo dire soltanto che devono stare dei grossi partiti e tutti gli altri che la pensano diversamente debbono sottostare a una linea guida di qualcuno, allora poi nascono tanti problemi e non si riesce a capire bene qual è la politica. Allora là poi c'è qualche piccola difficoltà che si è manifestata anche in passato. Per quanto riguarda l'ultima riflessione, noi parliamo, ma la signora Maria non facciamo un buon servizio, non per i presenti, di quei politici in generale. Il conflitto di interesse che c'è in questo governo è 100.000 volte più grosso di quello che c'era all'interno del governo di Berlusconi, perché alla signora Maria dovremmo spiegare come mai la Fornero e Passera, uno che era componente del Consiglio di Amministrazione e un'altra era magari la super... Magari perché sono un po' più competenti. Un'altra era la supervisore, dico, di una banca che si chiama Intesa San Paolo, spero a memoria di non sbagliare. Mi dovrebbero spiegare, dal 2005 al 2007 sono state con l'Intesa San Paolo, è stata condannata a pagare 300 milioni di euro perché aveva evaso il fisco. Allora gli dobbiamo spiegare ai cittadini, alle imprese del nord-est, perché devono pagare le tasse e poi noi dobbiamo sostenere un governo che ha conflitto di interesse, e all'interno del governo ci sono persone che sono stati, non voglio dire complici,
complici, ma disattenti a far sì che le banche non pagassero e conseguenzialmente ad evadere il fisco. Allora mi devono spiegare qual è la legittimità di un governo che dovrebbe garantire gli italiani, perché all'interno di questo governo ci sono tanti di quei conflitti di interessi che fanno paura. Allora spieghiamo a un'industria, a un impresario, a un artigiano del nord-est perché deve pagare e perché le banche hanno evaso le tasse, hanno evaso e hanno truffato, dico, il fisco e poi sono stati condannati a pagare 300 milioni di euro. Mi devono spiegare perché Fornero e perché anche quell'altro che si chiama Passera, che avevano dei ruoli importanti all'interno di Intesa San Paolo, non se ne sono accorti. Non se ne sono accorti perché erano distratti o perché erano complici. Ecco, questa è la domanda che dobbiamo fare. E dobbiamo far capire agli italiani che cosa significa, chi è che ci sta portando avanti e chi è che ha la guida di questo paese. Ed è vero quello che dice la dottoressa, ma è vero che questo governo l'hanno voluto gli incapaci della politica, ma non in tutti i parlamentari, solo ed esclusivamente alcuni che non erano in grado di poter amministrare, che hanno creato confusione nel che c'era e non hanno avuto il coraggio di rimboccarsi le maniche per costruire un governo di solidarietà nazionale per governare l'Italia. E nel caso in cui, come Stato, non sono stati all'altezza, dovevano decidere immediatamente di andare alle urne per dare la parola agli elettori e per fare le leggi del Parlamento. Allora, devo fermarmi ancora un paio di minuti di pubblicità, poi torniamo in studio per la parte finale e vedremo anche le prime pagine di alcuni quotidiani in edicola domani. Allora eccoci, ultima parte di X News, andiamo a vedere. Questo governo che non è legittimato dal popolo e che si possa costruire un governo legittimato dal popolo. Non ha importanza se il governo o il futuro governo dovesse essere di destra o di sinistra, non ha importanza, ma l'importante è che gli italiani possano avere la possibilità di eleggere il proprio governo che faccia veramente gli interessi degli italiani e non gli interessi delle agenzie di rating o di coloro i quali hanno in testa e nel cuore solo l'economia a qualsiasi costo, facendo pagare un grande prezzo Bitonci, ai cittadini di questo e anche la Berlusconi, però adesso bisogna valutare i fatti. Infatti, fino a questo momento ne sembra che Cilippotti, lei oggi era qui in Veneto anche per presentare il suo libro e tra l'altro ai nostri microfoni, nel servizio che abbiamo trasmesso nei telegiornali 19:30, ha detto sbarcherò qui a Treviso anche con una mia lista. No, ho detto che ci sono dei nostri punti di riferimento qui in Veneto, stiamo cercando di portare avanti il movimento di responsabilità nazionale, perché io dal primo momento, quando ho scelto il giorno 14 di fare quella scelta, ho costituito questo momento e ho cercato di portarla avanti. Spero di poter contribuire positivamente non soltanto per gli italiani ma anche per la regione Veneto attraverso una nostra lista, se ci dovessero essere i presupposti per poterla fare. Bitonci, domenica c'è questa manifestazione della Lega a Milano, secondo lei saranno molti quelli che... manifestazioni di piazza, voi con l'IDV tipo Lega sulle piazze per protestare contro il governo, no? Non è la vostra linea? No, in questo momento no.